Devo dire che il modello upscalato di Sully così è abbastanza terribile. Comunque, davvero, vedere tutte le isolette così ti fa chiedere se davvero ci puoi arrivare. Cioè, tipo, io da bambino ci ho provato ad arrivare lì non so quante volte. Piccola parentesi doverosa che voglio aggiungere a questo video. Se sentite dei piccoli schiamazzi sotto, tranquilli, non è il gioco. C'ho un uccellino qua accanto, letteralmente. Eccolo. Mua, bello tu. Dunque, come vedete qui abbiamo il nostro carissimo e bellissimo lucertolone viola. Ora è inutile sia parlarci sia fare qualsiasi cosa. Dobbiamo fare i vari livelli. Abbiamo la città, il deserto e la montagna innevata. Dobbiamo andare prima nella città. Allora, io adesso non so come dividere questi episodi, sinceramente, perché in teoria il primo obiettivo di tutti i livelli è, ovviamente, fare i 5 bambini robotici. Dobbiamo spaventarli. Il punto è che non so quanto tempo passi tra un livello e l'altro per farli tutti. Dipende adesso un po' a livello di tempistiche quanto ci mettiamo. E, come ho detto, uno, a parte il modello di Sully che è abbastanza orribile, ma due, userò Mike in onore suo. Buca! Dio mio. Sai quando è proprio le sinapsi ancora nel cervello che funzionano con ricordi, Dio mio, di un tempo assurdo? Ecco, Buga! Io sono il mostro! Sono di quelle cose che sono impiantate qua nel cervello che non si levano mai più. Dio mio. Ed eccoci arrivati. Ah, oh, Gesù. Comunque, il motivo ultimo per cui ho scelto anche Mike, a parte che, allora, Mike è scomodo per colpire i giocattoli, sinceramente. Però, a livello di movimento, è il più veloce, perché basta tenere quadrato e lui rotola. Per carità, non è sta grande velocità, è vero, però. Ecco qua, meglio che nulla. Se lo colpiamo un po' di volte e in più, esatto, dovrebbe apparire anche un giocattolo. No? Perfetto. Ok, possiamo già fare. Buca, 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 buca. Come fai a non vederci Homer Simpson in tutto ciò comunque? Allora, oh. Ah, ecco, è vero. Altra abilità di Mike che può anche fare un piccolo svolazzo. Dopo il salto serve relativamente a poco. Però, tipo nei momenti in cui magari sei su una pedana in cui, come posso dire, sta arrivando, ma tu hai sbagliato il tempo del salto. Dio mio, l'acqua. Che qualità, Dio mio, guarda. Cioè, l'effetto dell'acqua è. Guardala, non solo fa lo splash, fa il movimento a cerchio, ma dove salti, salti. Fa proprio l'onda. Bellissimo. E ci sono giochi PS5 oggi che non li fanno sti dettagli. Io perché ho preso le patatine? Allora, se disturbiamo ancora questo cestino, dovremmo arrivare. No, ce ne manca poco. Dicevo, dovremmo arrivare a fare. Eccolo lì. Quello è arancione. Non possiamo ancora farlo, purtroppo. Dicevo. Possiamo fare il robottino, quello verde. E ok, quello verde siamo a posto. Distruggiamo il giocattolo. Ecco qua, però non ci ha dato melma. Peccato. Prendiamo appunto la suddetta melma. Dove sei? Eccoci qua. Ecco qua. Allora, se ne troviamo abbastanza, dovremmo riuscire a fare già anche quello arancione. Penso sia fatto apposta, nel senso possiamo farlo, quindi. Ai, che stronzo. Ma dai. Come dicevo, purtroppo Mike ha un range d'attacco un pelo più piccolo rispetto a un pelo, letteralmente più piccolo rispetto a Sully. Quindi, quando fai l'attacco in salto, è normale che ti prendano. Quando fai, invece, quello rotolata, devi essere tu ancora in animazione in cui rotoli per poterlo colpire. Ma tu davvero devi fare tutto sto casino? Sei stato zitto fino a prima, Dodo. Ma porca miseria. Allora, l'arancione è qui. Ci mancano purtroppo ancora, direi un bel po' di
di melma, quindi prima pensiamo a lui. Ecco qua. Dio mio, questi suoni, quanto ce li ho ancora qua, qua nella testa. Che poi alcune cose davvero, cioè va bene, a volte bisognerebbe staccare la voce dal personaggio e vederla appunto sul personaggio che stai guardando in questo momento. In questo momento appunto Mike Wazowski. Però io quando guardo e sento quella voce ci vedo Homer per forza di cose, è lui. Giustamente, però a volte bisogna anche un po' vedere il personaggio e non il doppiatore e basta. E è un po' quello cui spero un giorno. Cioè, non voglio solo che la gente mi riconosca da... Ma tu davvero devi fischiare tutto sto tempo? Guarda che ti metto di là, eh. No, dai, poverino. Non voglio che la gente riconosca solamente me perché sente il personaggio parlare e riconosce che sono io. Voglio che associno il personaggio a me. Cioè, voglio che io sia quel personaggio un giorno. E beh, spero di riuscirci. Andiamo a prendere il bimbo arancione. E con questo siamo a 4. Ecco qua. Davvero tutti sti smash da bambino una volta erano così difficili? Buga! Oh, Dio mio. Ok, andiamo di là. Aspetta, c'era un'altra animazione, se non ricordo male, di Mike, ma potrei sbagliarmi. Allora, io intanto... Vieni qua. Ah. Allora, ci siamo ammazzati a vicenda. Purtroppo, come ho detto, Mike ha questo problema della hitbox. Purtroppo l'abbiamo colpito. Per qualche altro arcano motivo lui ha colpito noi. Allora, lì c'è anche quello rosso. Però credo che... Niente male per uno con un occhio. Chi è solo? Dicevo, siamo ancora lontani dall'arrivare al totale di melma per fare quello rosso al momento. E con questo possiamo uscire da questo livello. Vorrei controllare se la melma è esatto, è respawnata, perché almeno così già quello rosso ce lo andiamo a levare, dai. Certo, possiamo aspettare, è vero, perché tanto, come ci hanno spiegato, dobbiamo prendere prima l'argento e poi l'oro. E per prendere l'oro dobbiamo trovarne 8. Il problema è che uno sì, è lì. Gli altri però al momento sono ancora bloccati. E niente, per qualche motivo le trottole ci colpiscono anche se noi le colpiamo per primi. Vabbè. Ed ecco qua, vita ottenuta e bimbo rosso, adesso lo andiamo a spaventare. Vieni qua tu. Quelli rossi ci vuole veramente un sacco. 5 giri completi di smash. Ecco qua. Ok, e questo cos'è che era? Ehi, fermo. Gli interruttori possono aprire porte, attivare eventi, sconfiggere nemici. Per azionare gli interruttori saltaci sopra. Ok. Ah, dobbiamo ancora un attimo aspettare per questo. Bella la città. D'accordo, visto che appunto l'evento è ancora bloccato, avanziamo. E ok, la prima parte è andata. Dove andiamo adesso? La città di notte, il porto o il mercato? La città. Buga! Buga! Oh, c'è una vita lì. Neanche troppo nascosta. Allora, aspetta. Prima... Ecco qua. Oh, era una vita gratis praticamente. Dunque. La macchinina, come vedete, ci insegue. E in teoria indistruttibile, fino a che non vai a distruggergli il radiocomando. Vieni qua tu. vabbè. Ecco qua. E ovviamente c'è un camion che blocca la via.
Allora, oh, Buzz Lightyear, ciao. Oh, allora, medaglietta per l'argento. Ovviamente, in teoria, al momento è ancora bloccato l'argento perché per azionarlo abbiamo bisogno di un altro evento che non è ancora sbloccato. Però già questi possiamo ottenerli. Fammi vedere se le piante. Sì, però questa non mi dà nulla, peccato. Ecco qua, fermo, fermo. Ecco fatto. Vediamo un attimo se gli altri alberi. No. Vieni qua. Ecco fatto. Facile. Dunque, dunque, dunque. Allora, possiamo scendere di sotto. Oppure, mi sembra che... No, è ancora chiuso. Potevamo entrare nel negozio. D'accordo, prima, allora, si scende nelle fogne. Eccoci qua. Allora, l'acqua è bassa, in teoria è esatto. Quindi, possiamo... Ah, ecco perché prima bisognava scendere per... fare quello blu. Buga! E ora... Esatto, la porta si apre. Sei strecciata così. Ma dai, stava per prendere l'hula hoop. Aspetta, rifallo. Rifallo, dai. Oh no. E gira e gira, non si ferma mai ad aspettare. Sorge poi tramonta come un mostro fuori dal mare. Eccoci qua, allora, fa vedere. Ulla madonna. Che combo incredibile che gli abbiamo fatto. Fa vedere se riusciamo a rapinare. No, niente. Mi ricorda, ovviamente molto vagamente. Vieni qua. Il livello di Toy Story, ovviamente no, perché parliamo di più di un decennio di distacco. Il livello di Toy Story di Kingdom Hearts 3. Ecco qua. Quella si è aperta, ottimo. Ora andiamo a spaventare anche questo qua arancione, però prima... Madonna mia. Allora, aspetta. Ce ne sono altri? Sì. Esagerato. Allora, allora... Dio mio. Allora, aspetta perché questo... Mi sa che si ricompone. Ok, due volte devi colpirlo per ucciderlo, d'accordo. Fermo, qui. Mamma mia. Neanche Mortal Kombat fa queste combo qui, Vieni qua. Ecco qua. Farlo ricomporre. Mi piace che certi nemici proprio con Mike li bypassi totalmente. Invece con... Oh, fermo. Vabbè, in realtà non abbiamo preso neanche un danno, quindi. Mentre con Sally proprio vai di brute force. Dove è andato? Ah, eccolo. Fermo. Fermati lì. No, fermo. Fermo lì. Fermo. Maledizione. Fermo lì. Ok. Prossimo. Dai che ne manca ancora uno. Ecco qua. Niente male. Ah, di già 5 siamo. Perfetto. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, visto che questo livello me lo ricordo vagamente, questo so già che devo uscire. Ci rientriamo poi, ovviamente. Eccoci di nuovo qua. Allora, facciamo il mercato. No, aspetta. Torna un attimo indietro. Ah, ok, no, dicevo, perché non appaiono le medaglie? Andiamo al mercato. Buga! Bello il mercato cinese, eh? Che musica iper gioiosa. Allora, allora, fermi tutti. Abbiamo, dicevo, abbiamo quello rosso, verde e giallo. Ovviamente il nostro primo obiettivo è quello verde, perché, esatto, scappano via tutti come dei piccoli ninja. Allora, allora, fermo. Ecco qua. Allora, dicevamo, quello rosso ovviamente adesso non possiamo neanche toccarlo, perché aspetta. Come vedete, la rampa non è attiva. Non possiamo prenderlo, né lui, né le monete. Quindi, ci dovremo tornare. Ecco qua, meno male che l'abbiamo ucciso prima che si attivasse. Ecco qua.
e il blu ce l'abbiamo. Dobbiamo prendere quella moneta là, ma mi sa che dovremo sempre aspettare. Quindi ecco qua, grazie. Allora, i mostri a quanto pare non sanno nuotare. Grazie della vita. E via. Chissà quante vite avremo a fine gioco. Sai che non me lo ricordo io. Aspetta, pensavo stesse per annegare. Tra l'altro questo livello, perché allora c'è un distacco molto temporale tra questo gioco e quello di Scooby-Doo Unmasked che abbiamo giocato. E credo sia uscito molto prima questo, tra l'altro, dicevo. E questo gioco, questo livello qua più che altro, mi ricorda molto il livello di Chinatown, appunto, di Scooby-Doo. Allora, aspetta. Di nuovo, altre due pedane. Fermo lì. Altre due pedane che al momento non possiamo neanche attivare. Ecco qua. Vediamo, ecco fatto. Non abbiamo preso danni, quindi queste le lasciamo qua. Dove vai? Fermo lì. Madonna mia, ma due vite così subito a inizio livello? No. Senza aver fatto nulla. Dove siamo? Ah, da questa parte mi ha fatto respawnare, ok. Prendiamoci, ecco qua, le calorie. E prendiamoci anche una vita extra. Sai che il gioco di Scooby-Doo, credo, a Masked ovviamente intendo, credo che sia uno dei pochi giochi PS2 che ti direi che me lo rigiocherei anche così per farmi una partita a cacchio di cane proprio. Mentre molti dei giochi attualmente, a parte questo anche che lo stiamo facendo adesso e già al tempo, in realtà quando ho rifatto il computer mi ero fatto una partita a questo per provare la registrazione, sono fra i pochi giochi che me lo rigiocherei così. Ma dai, me lo rigiocherei così anche solo per passare il tempo da solo proprio. Fa vedere un attimo, giusto curiosità. Secondo me mi dice delle ombre. Consiglio, continui a cercare le lattine rosse di Mnemia Primordiale, riempiendo il tuo indicatore di paura più velocemente. Ah, grazie. Cioè, allora, insomma, sì, ti aiuta dicendoti, guarda, se cerchi quelle rosse, fai prima, E tu? Grazie, lo so già. Però, se guardi l'ombra, c'era non una, ma ben due lattine. Ho proprio fatto come i gatti, ho toccato l'acqua e subito sono scappato via. C'erano non una, ma ben due. Bastardo. Lattine di melma rossa. E tra l'altro ci manca poco per avere proprio il livello rosso. Aspetta. Ecco qua. Dove vai tu? Fermo. Allora, ecco qua. Ecco qua. È morto e si è aperta la botola. Con questo dovremmo essere a 3 o a 4. Grazie. Più che altro non mi ricordo se uscendo dal livello, tipo le monete d'argento. Dov'è il topo? Eccolo lì. Le monete d'argento, dicevo, poi le devi recuperare di nuovo tutte o non serve? E anche la melma, se uscendo dal livello te la devi rifare. Ma ecco qua. Forse con questo siamo a 4, sai? Ecco qua. Buca. Ecco qua. Quindi l'ultimo si trova oltre questa pedana. Ed effettivamente me lo ricordavo, in realtà. Mi ricordavo quello che vedremo tra poco. Cacchio. Sono andato un po' troppo avanti. Ecco qua. Il tutto per prendere le lattine di melma.
Non so perché, quale forza astrale mi ha attirato verso l'acqua. Dicevo, tutto per prendere le lattine di melma, che così, se le troviamo tutte, riusciamo ad avere una vita extra. Tra l'altro, in realtà basta. Aspetta. Ecco qua. Fermo. Dicevo, basta che adesso prendiamo l'ultimo bambino. Allora, vediamo se... Ma perché vai verso la statua? Non ho capito. Dicevo, prendiamo l'ultimo bambino, ci respawna. Niente, mi sa che se vogliamo... Niente, arrivare da quella parte dobbiamo fare il giochino qua dei... Allora, dall'altra parte. Ok. Fermo. Da questa parte. Ah, ok. Boh, vabbè. Va bene così, dai, non discutiamo. Ecco qua. Grazie. No, fermo, perché scivoli? Sta statua qua è... ha un hitbox molto strana. Mi fa scivolare ogni passo che faccio. Aspetta. Ecco qua. Melma rossa e... Mi fa ridere che siamo proprio sulla testa di... di Waterloos. Quadrato? Perfetto. Buga! Niente male per uno con un occhio solo! Ah, ma Dio mio. Guarda com'è compiaciuto. Ok, prendiamo le ultime lattine, giusto? Per arrivare al rosso pieno. Ecco qua, un'altra vita. A posto. E andiamo nell'ultimo livello disponibile delle aree urbane. Il porto. Buga! Le musiche di sti livelli sono strabelle, porca miseria. Allora, qui c'era una freccia. Oh, grazie. Qui mi aspettavo un giocattolo, sincero. Allora, a proposito di giocattoli, dove vai? Niente, colpa mia. Ecco fatto. Allora, vediamo se riusciamo, esatto, a prenderli tutti. Vieni qua tu, stupido coso di Lego armato. Ecco fatto. Andato. Ora mi servono altri barattolini. No. Dio mio. E niente, non ce l'ho fatta. Ho curvato troppo. Fermo. Non mi ricordavo fosse così difficile controllare Mike nei suoi movimenti. Vieni qua tu. Ecco qua. Si è un po' stufato, eh. Allora, prendiamo l'ultima scatola. Ecco fatto. E saliamo sulla navina. Prima però, dove vai? Stupido topo. Ecco fatto. Ecco qua. Fatto. Ora vogliamo, anzi dobbiamo arrivare da quella parte. Però prima saliamo sulla nave con calma, perché dicevo, perché ho bisogno di altri barattoli. Prima però, esatto, ho bisogno di pacchetti di patatine. Anche se non vedo dove sono. Che cavolo. Non mi ricordavo che utilizzare Mike fosse così tragico. Questo me lo ricordo che si apre. Non mi ricordo quando, ma mi ricordo che si apre. Quindi fa vedere un attimo. Allora aspetta. Lì c'è, esatto,
uno dei robottini. Ma come ci arriviamo? Credo passando da là in alto. La domanda resta: come arriviamo là in alto? Prendi il barattolo, bravo. Noi intanto siamo a, se non ricordo male, già a due robottini. Dobbiamo un attimo scoprire come arrivare là sopra. Ho sentito tra l'altro un topo. Chissà dov'è. Ah, proprio di un... Stattene lì che adesso torno. Cretino del cacchio. Che cazzo ti ridi? Cretino. Mi bastavano due barattoli per arrivare a te. Ti faccio morire di paura adesso. Letteralmente. E la porta si aprì. Dunque. Vediamo se passando attraverso la porta arriviamo dal robottino rosso. Però basta telecamera cambiare visuale. Anche se in realtà, secondo me potremmo arrivarci già da lì, però vediamo che giro ci fa fare. Bello sto effetto viola. Qui non c'è nulla e qui neanche, perfetto. Allora, dobbiamo fare un filo di attenzione qua, Perfetto. Aspetta. Ecco fatto. Perfetto. Merda. Ci ho fatto caso un po' troppo tardi. Allora, aspetta. Ecco qua. No, di nuovo. Perché sono così incauto? Allora, aspetta. Ok, posso passare. Benissimo, fermo. E più che altro non vedo fin dove arriva. Ok, vai, passa. Perfetto, vai. Tu restatene lì adesso, che adesso torno. Stupido bambino. Perfetto. Ecco qua. Ti faccio morire di paura, maledetto. Però almeno la parte più difficile ce la leviamo già dalle balle. Perfetto. Si è fermato a mezz'aria. Oh, lì c'è una vita, dobbiamo andarla a prendere. Ma vabbè, lasciamo perdere. Un pelino clippata, la cosa. Devo, sì, devo rifarmi tutto il percorso. No, però si è fermato, dai. Ok, dai che ci siamo. Almeno già la parte, diciamo, più complessa di questo livello ce la siamo già levata dalle scatole. E soprattutto ci siamo già levati due di quelli rossi fin dall'inizio. Così quando torneremo qua, due di quelli rossi sono già andati. Niente male per uno con un occhio solo. Esatto. E ora la parte obbligatoria di questi livelli. Vediamo se me la fa fare in automatico come credo. No, prima c'è questo, ok. Ora potete usare i trampolini. Cercatevi uno. Ta-dan! Buona fortuna. Dio mio, il modello di Sally è terribile. Eccolo qua, inseguimento in città. Livello obbligatorio ogni 4. Vai Randall. Allora, raccogli 75 monete per finire la gara. Per primo di Randall e vincere, consiglio, preme il tasto direzionale su per andare più veloce. Preme il tasto direzionale per andare più piano. 2, 1, via. Vai via Randall. Allora, ovviamente ce ne sono più del necessario delle monete, per carità, però devi comunque riuscire a prenderle,
ovviamente abbiamo il trampolino. Fermati lì, Randall. Maledetto. Benissimo. Vabbè, chi se frega della vita. 75 monete. E ora possiamo fregarci. Possiamo andare semplicemente più veloce. Ma l'ho visto, si è teletrasportato, maledetto. Vabbè, chi se ne frega, dai. Prendiamo più monete possibili, dai. Solo per sfregio. No! Perché non hai fatto il doppio salto, maledetto? Vabbè, arriviamo di nuovo là in fondo. Dannazione! Mi sono reso conto che quando sei in scivolata non puoi fare il doppio salto, purtroppo. Dobbiamo prendere il salto proprio alla fine. 100 alla fine! Sei Madonna! Di quanto pensassi! Il numero perfetto! Sullivan, Wazowski, congratulazioni. Grazie. Avete completato i campi urbani di addestramento, guadagnandovi così l'accesso ai campi di addestramento del deserto, oltre questo cancello. Buona fortuna. Quel sole è una palla gialla. Campi di addestramento urbani per migliorare il vostro livello di perfezionamento. Quel sole era una palla poligonale gialla buttata lì, Dio mio.